Bella ragazzi, carichi come non mai da Fuse Gamer. Oggi ragazzi si va a Roma. Vamos, partiamo. Povero gabbiano, hai perduto la compagna. Ah, finalmente arrivato. Uè, o fringo è? Una finale di Coppa del Mondo. Wow, quanto tempo non ci verim? Quanto tempo non ci verim? Why you? Da 3 giorni. Why you? Pra Roma, why you? Mamma mia. Purtroppo non abbiamo resistito alla pizza napoletana, why you? No, ti dico, il pizzaiolo lo conosco. È un amico d'infanzia. Enzo! Ma si è? Tutto a posto. E adesso invece il verdetto del napoletano. Enzo, com'è sta pizza? Brucia, coce, Andrea. La pizza coce. Mamma mia, voglio, è morbidissima. La palestra è buona, se c'è. Grazie a Dio. Grazie, obrigado Deus. E se va, carai! Obrigado Deus! Ah, voglio, è vero. Non vi ho detto perché sono a Roma, la cosa più importante. Ma loro si strunz. Questa è la seconda volta che io e Omar ci esibiamo come telecronisti. Grandissimi telecronisti, Camel. Perché Wagyu abbiamo imparato dal migliore, ovvero appunto il Camel. Ti voglio bene, fratello. Wagyu, comunque andremo a commentare il derby degli youtuber. Una manifestazione che va da praticamente... 10 anni, questa è la decima. Questa è la decima, no, 10 anni, non penso. Da parte di più in un anno. Comunque questa è la decima edizione. Quindi importantissima. E ci hanno chiamato, infatti. Beh, ovviamente. E quindi ragazzi, adesso ci stiamo dirigendo al campo. La voce è come home. Noi dobbiamo fare una cosa. Ciao Andrea. Che dobbiamo fare? Dici. Che dobbiamo fare? Allora, dobbiamo fare il derby degli youtuber, sì. Questo mi sembra già un ottimo punto di partenza. Io ho fatto l'intro mentre voi mangiavate. Quindi adesso io presento voi. Ok, una volta sì, che vi ho presentato, un po' di cazzeggio, insomma, decima edizione. Hai capito qualcosa? No. Macchina, ci siete trovati. Che racconteranno questo derby degli youtuber. Ciao ragazzi. Ciao ragazzoni. Beh, ovviamente riconfermati. Vado a cambiarmi. Andiamo. Ciao. Vai Fede, vai. Ciao. Ah. Oggi non si gioca, oggi Oggi spritz. Pizzette e birra. Gli occhiali da sole. Mamma mia. Sono proprio relax. Ci vorrebbe, sai che cosa? Un lettino proprio qui. Prendiamo il sole. Possiamo organizzarci volendo. Passiamo. Dacci. Che cazzo vuoi? Mi hai dato la colomba, è deliziosa, l'ho finita ieri. Lazio Lotto. Come stai? Mi abbraccio. Allora Edo, allora sappiamo che tu sei fidanzato. Possiamo far bassa la musica? Oh, ci ha rotto proprio lì con io. So che sei fidanzato con Rosalba che è napoletana. Ok. Quindi, allora io ti faccio questa domanda. Cosa ne pensi di Napoli e dei napoletani? Penso che Napoli è una delle città più brutte del mondo, che quest'anno vinceranno scudetto. Complimenti. E dei napoletani cosa pensi? Allora, dipende, visto che una napoletana la amo, però un altro lo odio. Non faccio nomi. Non può, puoi anche non essere te. Può anche non essere Salva quella che amo, che ne sapete voi? Ditecelo nei commenti, vai. Chi odia e chi ama. Io una risposta ce l'ho, però non la dico. Ragazzi, allora siamo con Mike, secondo laziale dopo Sespo. Mike, se come per... secondo laziale dopo Sespo? Al massimo primo laziale prima di Sespo. Ti faccio questa domanda prima, sei mai stata a Napoli? Sì. Non lo so se dovevo fare questa domanda specifica, mostrandoti la maglietta, ok? Vai, di chi è? Sarà mai di Diego. Ah, ok, no, ma allora se mi mostravi di Mertens ero più preoccupato. Ah, è vero. No, beh, Mertens praticamente è peggio delle tasse. Io vedo Mertens 1-0, vai. Te lo devo mandare. Cosa pensi di Napoli? Non del Napoli, di Napoli e dei napoletani. Vai, sincero. Così, perché dove la metti? No, tu dici, rispondi. Fomo Bechi. No, per cazzo, poi va a finire. Ragazzi, allora, verrà anche caricata la versione integrale di questa intervista. Napoli, in realtà io a Napoli ci vado... una cazzata per la pizza, cioè prendo il treno, vado a Napoli, mi mangio la pizza e torno a casa e vabbè, quindi non lo so, non l'ho visitata poi così. Ok, e i napoletani invece, sincero, dacci una risposta. Io se sono tutti come te, c'ho una brutta reputazione, vedi? No, però... no, scherzo, forza Napoli. Vabbè, per lo scudetto sì. Ok, quindi anche forza Mertens, dai. Ma quello sicuro, non so dove lo metti sto video, perché... Adesso faremo un'intervista doppia ai due youtuber più inutili della storia di YouTube. Ma dov'è Tadino? No! Quello che secondo te è l'anello debole? Sì, colpo. Ma la musica.
sento? Benvenuti nello stadio di Ciriaci per la decima edizione del derby degli youtuber. È tutto pronto? L'arbitro dice ok. Si parte! Si fa vedere Principe. Invece no, serve Blur, uno stop un po' maldestro. Tu a testa gli ho dato una testata sul pugno. Sì. Sì. Non si fa. Calma. Momento a caldo. Il destro di Samaic. Sculata qui della Roma. Ragazzi, siamo con uno dei protagonisti di questo derby. Sì. Ha fatto un gol, dico, io assurdo. Lo dico. Un babà. Babà. Ha fatto un gol alla Maradona, io l'ho detto. Blur, allora ti voglio domandare una cosa. Io so che sei stato a Napoli. Sono stato a Napoli, che sì. Sì. La cosa che ti voglio domandare è semplice. Devi essere sincero. Sincero. Io ti faccio vedere sta cosa. Ok? Già c'ho la maglia da Lazio, quindi niente mi può schifare. No, ma non te la devo fare indossare. Volevo semplicemente chiedere, sinceramente, cosa ne pensi di Napoli e dei napoletani? Allora, di Napoli, bellissima città. Napoletani simpatici, la tifoseria del Napoli se... Sono felice. Ciao. Sì, cioè, se no due visual non si fanno, cioè così va fatto. No, tutto bello comunque, no. Di Napoli. Poi, no, a parte i tifosi, no, tifosi napoletani, ho detto. Napoletani è bellissimo. Io li adoro i napoletani. Un po' di meno, tipo quelli che vanno allo stadio. Tipo... C'hanno una maglietta sotto, tipo... vanno ad altri stadi, si tirano via le magliette. Vai. Mi piacciono. Sono gusti. Ragazzi, finita questa esperienza fantastica, ovviamente non vi spoilerò il risultato della partita, però intanto vorrei mandare un messaggio a Tatino. È l'anno del riscatto. Fai schifo. È l'anno del riscatto. Si ritorna nella nostra amata Napoli. Fai schifo. Binario numero 10 Maradona. Fate schifo, spero che deraghi il treno. Speriamo che sia l'ultima stretta di mano, Andrea. A presto. Ciao ragazzi, un bacio. Ciao. Quindi si sale, vamos. Povero gabbiano, hai perduto la Ok, siamo arrivati. Abu. And now we will go at home. Amo già a casa. Ritornati a casa, raga. Ah, guarda caso 1-0 Milan. Complimenti al Milan e all'Inter per aver vinto quest'altra giornata di Serie A. Complimenti a Napoli per aver perso un'altra partita col Verona. Una giornata veramente bella, devo dire la verità. Ci siamo incontrati con alcuni colleghi, come avete visto appunto da questo video. Mi raccomando, se volete altri vlog, voglio veramente tantissimi mi piace, perché voglio, devo capire se vi piacciono o meno. È sempre bello incontrarvi, ragazzi, lo sapete, ma oramai ci conosciamo da 5-6 anni. C'erano veramente, ho detto, un sacco di persone. Ci siamo fatti un botto di foto. Mi fa piacere, soprattutto perché so che non siamo supportati solo a Napoli. A Roma, Milano, Torino, Palermo, va a piacere. Quindi ragazzi, ci becchiamo al prossimo vlog. Mi raccomando, lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale. Noi ci becchiamo al prossimo video. Bella ragazzi.